Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Da noi, ha detto Michele Riondino, parlando con i giornalisti del suo primo film come regista palazzina LAF, quella che ospitava gli operai dell'Ilva di Taranto in odore di licenziamento, la classe operaia, è proprio il caso di dirlo, non va in paradiso. Come il film di Antonio Albanese, il suo quinto film come regista, 100 domeniche il titolo, che ha strappato applausi a scena aperta durante la proiezione per la stampa ed una standing ovation con il pubblico in sala all'Auditorio della Musica ieri sera di Roma, dove si svolgono le ultime battute della 18ª Festa del Cinema. 100 domeniche è un film che ti prende lo stomaco, ti coinvolge, ti fa rabbia e ti commuove, con uno strepitoso Antonio Albanese decisamente al diapason delle sue capacità artistiche, assai lontano dai qualunquemente popolari. Nel ruolo di un operaio in prepensionamento truffato come tanti dal fallimento di una banca, un film da non perdere. Oggi invece di scena, è proprio il caso di dirlo, il premio Oscar Giuseppe Tornatore, che farà vedere al pubblico e alla stampa il camorrista, la serie, mai andato in onda, girato da Tornatore nel 1985, contestualmente alla realizzazione dell'omonimo film, che è stato anche il suo primo film. A quell'epoca, mentre giravo il film per la Titanus, ha detto il regista, la serie TV non era ancora esplosa. Quel primo film di Tornatore, aggiungiamo noi, con le 5 puntate della inedita serie, sono entrate ed entrambe ispirate alla figura di Raffaele Cutolo, un cast tra gli altri di italoamericano Ben Gazzara, Leo Gullotta e Laura Del Sol. O invece fra gli ultimi film del concorso abbiamo visto Gonzo Girl, arriva dalla Francia, ancora al femminile, quindi la prima regia, di Patrizia Arquette, famosa come attrice, bionda icona di fine millennio, con film come Una vita al massimo, Strade perdute e la famosa serie Medium. Il film è ambientato alla fine degli anni 90, nell'America provinciale, e pettegola all'ombra delle montagne rocciose, attorno alle avventure di una giovane scrittrice, ma la storia è ispirata dal vero, che per sopravvivere a New York fa la barista e solitariamente cerca di scrivere per Walter Reed, il padre di quella che verrà poi definito il giornalismo gonzo, cioè quel tipo di giornalismo e di cronaca legata soprattutto agli scandali e alla verità di una certa politica corrotta. È interpretato da Willem Dafoe, Sean Penn e la stessa Patrizia Arquette. O invece la sua grandezza come attrice, scrive Paolo Mereghetti su Corriere della Sera, e ha ragione, non ha certo bisogno di conferme, anche se ha ricevuto una sola nomination all'Oscar nel 1993 per il film Indocina. Ma la grande popolarità la conquistò nel 1967, diretta dal trasgressivo regista spagnolo Luis Buñuel in Belle de Jour, Bella di Giorno. Avete capito che stavo parlando di Catherine Deneuve. Il mondo del cinema infatti festeggia le 80 primavere portate con fascino, film, tanti film e una grande storia d'amore, soprattutto con Marcello Mastroianni ed una figlia, anch'essa attrice, e soprattutto tanta eleganza e tanta disinvoltura. Nel corso della sua lunga carriera ha accettato ruoli che avrebbero, sottolinea ancora Mereghetti, fatto impallidire ogni sostenitore del cosiddetto politica corretta. Anche per questo, signora Catherine Deneuve, dal red carpet di una festa romana che vuole ricordare anche il grande cinema di sempre, voglio accettare gli auguri della New York Radio Free Station da un vecchio cronista innamorato del cinema e del suo in particolare. Ciao ciao!